Allora, come tutte le sere, prepariamo il nostro scatolone, mettiamo un chilo di pane, un bel panino che è avanzato anche questo. Siamo all'interno del negozio di Deborah, un alimentare che si trova all'interno del centro storico di Foiano della Chiana. È una giovane imprenditrice di 28 anni che ha scelto di mettere a disposizione i prodotti freschi e non solo invenduti durante la giornata di lavoro a disposizione dei meno fortunati. Ho deciso di prendere un'iniziativa di mia spontanea volontà e preparare un cartone la sera e lasciarlo fuori dal negozio, di modo che le persone che abbiano bisogno possano usufruire dei prodotti che non riesco a vendere durante la giornata. Il latte, lo zucchero, le uova. Sono prodotti che non sono scaduti ovviamente. E lo mettiamo nel carrello. Quello che è nel cartone è gratis. Così Deborah scrive in un biglietto tutto il senso del suo gesto. Una generosità genuina, semplice, proprio per questo potente ed efficace, una iniziativa che va avanti da una settimana. Questa idea è partita da un post su internet, su Facebook, e ho detto, vabbè, visto che tutti scrivono e nessuno lo fa, dico, io colgo l'occasione e lo faccio. Quindi ho copiato questo link di Facebook e l'ho messo sulla mia pagina dell'alimentare e ho iniziato a lasciare i prodotti fuori. Quindi hai comunicato attraverso anche i social questa iniziativa? Sì, è partito dal social network. La gente risponde bene che non ci ritrovo neanche il cartone, quindi vuol dire che l'iniziativa funziona. È un sintomo che la gente veramente ha bisogno, cioè, quindi sono soddisfatta della mia iniziativa perché vuol dire che ci sono persone che veramente hanno bisogno anche di mezzo chilo di pane.